La nostra visita inizia dal salone del primo piano nobile del palazzo, quello che ci testimonia la gloria dei costruttori di questo edificio, la grande famiglia Grimaldi, di cui le imprese sono esaltate nell'affresco di Lazzaro Tavarone, che raffigura la conquista di Lisbona, in cui appunto i Grimaldi furono protagonisti. Costruito il palazzo alla fine del Cinquecento, la famiglia ne rimase proprietaria fino alla metà del Seicento, quando fu acquisito per un problema economico tra cognati da Ansaldo Pallavicino, il bambino che vediamo qui ritratto accanto al padre Agostino Pallavicino. Agostino è un grande uomo della Repubblica di Genova, ebbe un'infinità di incarichi pubblici. Qui lo vediamo nelle vesti di ambasciatore presso il re di Francia e sempre volle accanto a sé, nei ritratti che commissionò a vari pittori, Domenico Fiasella in questo caso, ma soprattutto in altri casi Anton van Dyck, di cui fu il primo committente a Genova, volle accanto a sé il figlio Ansaldo, erede e futuro appunto proprietario di questo edificio. A loro due è dedicato il primo piano nobile in cui ci troviamo, che raffigura nelle pareti il decoro degli anni seicenteschi e nelle opere che sono esposte raccoglie proprio ciò che è espressione del gusto di Ansaldo ed Agostino, a partire dai bronzi di Tacca, l'allievo di Gian Bologna, a seguire alle opere pittoriche che da Agostino e da Ansaldo furono variamente commissionate.